Parliamo di Ilva, la situazione di Taranto, il futuro di Taranto a livello occupazionale, a livello ambientale, alla luce del provvedimento, delle scelte di Di Maio e del governo Lega 5 Stelle. Andiamo subito con gli ospiti, l'avvocato Francesco Nevoli, consigliere comunale di Taranto del Movimento 5 Stelle. Nevoli, chiusura programmata delle fonti inquinanti e riconversione. Diciamo che la montagna ha partorito il topolino, ora siamo a un accordo che, se salvaguarda certamente i lavoratori, dal punto di vista ambientale, così prevede pannicelli caldi e condizioni più o meno identiche alle precedenti, se non peggiorative. Penso alle emissioni non convogliate. Non sono d'accordo con questa impostazione, dobbiamo comunque confrontarci con le norme di legge, anche il ministro Di Maio si è dovuto confrontare con le norme di legge, ha dovuto prendere atto del fatto che la gara non si potesse annullare, ha anticipato quest'oggi, che è lunedì, che porterà le carte in procura affinché i magistrati verifichino l'eventuale sussistenza di illeciti penali. Ritengo che non si potesse fare nulla di diverso da quello che ha fatto. È una conclusione che sicuramente non mi soddisfa, perché io credevo fermamente nella possibilità di chiudere le fonti inquinanti. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, molti non sono soddisfatti dell'accordo e imputano la responsabilità al sindacato. Cosa replica? Sì, molti... Al sindacato in generale, alle sigle. Diciamo che i lavoratori, il 94% dei lavoratori è soddisfatto dell'accordo, quindi è stato un plebiscito. Molti soggetti che non hanno nulla a che fare con i lavoratori dell'Ilva non sono soddisfatti. Sono gli stessi soggetti che dicono che quell'accordo prevede l'immunità penale. Cioè, si teorizza che all'interno dell'accordo ci sia l'immunità penale, quindi questo si capisce, come dire. Queste persone qui che dicono questo non solo non hanno letto, ma stanno usando strumentalmente la questione dell'accordo sindacale per andare a scaricare le responsabilità di quello che è successo su il sindacato. Vi imputano anche responsabilità ambientali? Sì, ma ormai siamo all'impazzimento, non avete fatto niente sull'immunità. Voglio ricordare solamente una cosa a questi soggetti, che il 26 luglio 2016 noi abbiamo scioperato contro il decimo decreto, contro l'immunità penale e contro il 15. Eravamo in 117, tutti questi grandi soggetti che oggi, come dire, imputano al sindacato, quel giorno non c'erano. Massimo Castellana, genitori tarantini, il momento appunto dell'associazionismo. E allora, tanti viaggi a Roma, ministri vari, l'ultimo incontro dei genitori tarantini col ministro della Salute Grillo, per arrivare al punto di partenza, cioè che di fatto, sotto l'aspetto ambientale, a mio avviso poco o nulla è cambiato. Sì, noi come genitori tarantini abbiamo fatto... Come reagirete, tra virgolette? Beh, intanto diciamo che noi come genitori tarantini abbiamo fatto questi viaggi, no, che non chiamerei viaggi della speranza. Andavamo lì e siamo andati lì per mostrare i nostri documenti, per indicare quella che per noi poteva essere una via da seguire, anche per l'annullamento di questa gara. E quindi da questo punto di vista, diciamo, non avevamo alcuna speranza. Probabilmente sapevamo che i crediti delle banche, i crediti dei fornitori avrebbero vinto tranquillamente a mani basse, per cui questa continuità tra i precedenti governi che hanno organizzato la gara e il governo attuale che ha dovuto decidere, secondo noi sbagliando, ma perché è una posizione, diciamo, da cittadini, quindi da persone che pensano alla salute, che pensano alla salubrità dell'ambiente, chiaramente diciamo che non ci ha convinto e non ci ha soddisfatto questa situazione. Okay. Francesco Brigati, componente della segreteria provinciale di Taranto di FIOM CGL, nonché RSU in Ilva. Da un lato voi avete sottolineato il risultato per quanto riguarda la piena occupazione, la piena tutela occupazionale, però ci si è anche domandati, ma non è che la tutela occupazionale ha avuto la meglio sulla tutela ambientale?
Assolutamente no, riteniamo, come dicevi prima, che sul fronte del piano occupazionale abbiamo avuto due conquiste importanti. Alla fine del piano industriale non sarà licenziato nessun lavoratore e tutti saranno assunti con l'articolo 18. In merito alla questione invece del piano ambientale, continueremo a chiedere a questo governo che vengano introdotte le linee guida della valutazione di impatto sanitario preventiva per consentire che questa produzione può andare avanti solo se si fanno verifiche preventive. E su questo crediamo che sarà una battaglia di tutto il sindacato e dei lavoratori, e su questo presumo che ci sarà anche l'appoggio della cittadinanza, perché non si può continuare a produrre a quelle condizioni senza una valutazione preventiva. Bene, e allora tanta carne a cuocere, seguite Polifemo.